dato del centrodestra con il 51% sbaraglia gli altri candidati e riporta la coalizione a governare la città dopo 10 anni. Amarezza nel Partito Democratico sconfitto. Verona si conferma sindaco, con il 58% dei voti il candidato del PD resta al suo posto dopo un primo testa a testa con l'avversario. Amerigo Guidi raccoglie oltre 1000 voti. Esplua della Lega, primo partito ovunque, in linea con il dato nazionale a Viareggio il partito ha raggiunto il 34,43%, 8 punti di stacco dal Partito Democratico. Il Carroccio sbanca anche a Forte dei Marmi, Massarosa e Camaiore, dove supera il 40%. Strappo in maggioranza, ma il sindaco va avanti. Il voto delle europee rafforza la coalizione di centrodestra. Nonostante la maggioranza abbia perso 2 consiglieri, Giovannetti è fiducioso. Arriveremo in fondo anche con un solo voto di scarto. L'hockey, il CGC ci crede, siamo a gara 4. Al Palabarsacchi il quarto atto delle finali scudetto, il Forte punta a chiudere e conquistare il tricolore, ma il centro è obbligato a vincere per sognare ancora. Ben ritrovati in nuova edizione del nostro telegiornale dopo oltre 4 ore di diretta in cui vi abbiamo raccontato punto per punto lo spoglio delle amministrative al voto 20 comuni della provincia di Lucca. Apriamo questa edizione del nostro telegiornale con un bilancio partendo dalla Versilia. Partiamo dunque da Massarosa, dove dopo 10 anni torna a governare, ad amministrare la coalizione di centrodestra. Alberto Coluccini si conferma al primo turno sbaragliando tutti gli altri candidati e raggiungendo il 51% dei voti. Per noi c'era Massimo Mazzolini. Alberto Coluccini è il nuovo sindaco di Massarosa, eletto già al primo turno con oltre il 51% dei voti, staccando nettamente gli avversari del centro-sinistra. Il centro-destra torna così ad amministrare Massarosa dopo 10 anni. Consigliere comunale di opposizione per 5 anni, Coluccini si è presentato con una coalizione formata da Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Massarosa Civica. Un risultato trainato soprattutto dalla Lega, che vedeva candidata anche la capogruppo del Carroccio in Regione, Elisa Montemagni. Soddisfatto prima di tutto? Sì, sono soddisfatto perché finalmente Massarosa ha di nuovo il suo sindaco, un sindaco dei cittadini. Per cui sono orgoglioso di aver potuto guidare questa squadra piena di giovani emergenti della politica e confidiamo di poter fare bene e riuscire a rilanciare Massarosa. La situazione patrimoniale del comune non è delle più solide, questa cosa preoccupa un po'? Cioè, la situazione finanziaria del comune è drammatica, io di sicuro tra i primi atti che farò sarà quello di far certificare i bilanci, così che verrà fuori la verità. E sappiamo che la situazione è compromessa, ma sappiamo anche che era necessario dare una possibilità a Massarosa. Noi certificheremo da quale punto ripartiamo e vogliamo lo stesso rilanciare Massarosa. Sarà il sindaco della sua coalizione o il sindaco dell'intera comunità massarosese? Io sono prima cittadino, io non ho tessere di partito, io sarò il sindaco di tutti i cittadini di Massarosa e sono orgoglioso di aver potuto riunire sotto il mio nome anche le forze storiche del centrodestra, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, che hanno sposato il mio progetto. Io sarò il sindaco dei massarosesi. Terrà per sé una delega? Ci penso i prossimi giorni, credo di sì, riqualificato anche l'ente comune di Massarosa per poter dare quantomeno dei servizi ai cittadini, per cui al momento penso alla delega al personale e la delega in materia di sicurezza, polizia municipale, fino almeno a quando non avrò dato un input ben preciso per far ripartire questo comune. Il suo primo saluto a chi va? Il mio primo saluto va a mio figlio Riccardo e a Sara, sua mamma, e a tutta la mia famiglia che mi ha sopportato e supportato e soprattutto per a tutti i cittadini di Massarosa che hanno voluto che io fossi il loro sindaco. Qual è stato il primo pensiero che hai avuto per questa vittoria? Ma io credo che sia stato un pensiero di una persona che meritava di fare il sindaco, ha fatto un'opposizione veramente incredibile e il centro-sinistra in alcuni momenti lo ha fatto passare come una persona che criticava tutto, invece criticava il giusto.
una persona disponibile in mezzo alla gente. Credo che si dovrà impegnare perché questo centro-sinistra ha fatto grandi danni per Massarosa. Noi ci dobbiamo rimboccare tutte le maniche per poterle sistemare. Complimenti a Coluccini che ha unito tutto il centro-destra. Quindi dobbiamo risistemare i conti, andiamo avanti e facciamo crescere Massarosa. Uno spoglio lento con il risultato arrivato soltanto nel tardo pomeriggio. I primi festeggiamenti nella sede di Coluccini alla penultima sezione, la 23esima, che ha dato la certezza della vittoria. Poi la festa in piazza di fronte al municipio. Ed è stato un vero e proprio trionfo, l'abbiamo visto, quello di Alberto Coluccini che si è affermato al primo turno portando Massarosa ad amministrare il centrodestra dopo 10 anni. E sono giunti nel frattempo i risultati definitivi che riguardano gli sfidanti. Francesco Mauro del Partito Democratico, Massarosa domani si è fermato intorno al 23%. Silvano Simonetti di Sinistra Comune e Massarosa Futura invece ha raccolto il 14%. Segue il Movimento 5 Stelle con Vasco Merciadri intorno al 10%, infine Casa Pound con Denise Fruzzetti con circa il 3%. C'è ovviamente delusione in casa Partito Democratico, sentiamo le interviste realizzate da Massimo Mazzolini a seguito della vittoria del sindaco Coluccini a Francesco Mauro e a Adolfo Del Soldato, presidente uscente PD del Consiglio Comunale. Non è andata come era sperato. Credo che sia importante, vabbè, qui volevo stringere la mano al sindaco, sono arrivato qui, ma complimenti per la campagna che ha fatto, la persona che si è impegnata, che ha speso per la sua collettività. Dobbiamo cominciare con le proposte e mi raccomando che c'è tante cose. Vai tranquillo Francesco. Un attimo. Complimenti. Grazie. Che cos'è che non ha funzionato allora? Cos'è che non ha funzionato? Io credo, per carità, di non aver fatto neanche una brutta figura, no? Così fra virgolette, perché insomma, è la prima volta che mi presento e mi sembra di aver avuto tanti cittadini che hanno creduto in questa proposta che abbiamo fatto. Forse ecco, nel rumore generale che c'è stato, forse le proposte sono sentite un pochino meno rispetto alle tante forze legittime proteste, insomma, credo però insomma, che d'ora in avanti è bene parlare di proposte e di idee. Ce ne sono tante sul campo, chi le ha fatte, ci vuole di darsi da fare, cose da fare. Ce ne sono molte e spero che ci sia tanto buonsenso. Era prevista questa sconfitta? Sì, era abbastanza annunciata, poi chiaramente alla luce dei risultati di ieri era molto difficile, è stato un voto politico molto forte sulla Lega e questo ha condizionato anche le comunali. Noi abbiamo recuperato rispetto a ieri, è mancato poco, purtroppo non ce l'abbiamo fatta. Complimenti ovviamente a Alberto Coluccini, facciamo migliori auguri per il suo servizio che comincia oggi al servizio della nostra comunità. Noi ci attrezzeremo per fare opposizione. Certamente fra le cose che non hanno giovato c'è stata la divisione incomprensibile nel centro-sinistra dopo 10 anni di governo, insomma il fatto che i nostri alleati si siano presentati per conto proprio non ha giovato, insomma voglio dire, non è stata capita, non è stata. Comunque complimenti ad Alberto Coluccini e viva il Comune di Massarosa. Spostiamoci adesso a Stazzema dove Federico Conti ci racconta la vittoria di Maurizio Verona che si conferma sindaco. Con il 58% dei voti e 1001 preferenze, Maurizio Verona, con la lista Impegno per Stazzema 2024, si è confermato sindaco del comune dell'Alta Versilia. Netto il distacco dato all'unico sfidante, Amerigo Guidi, Stazzema Bene Comune, arrivato a 750 voti. Una sfida a due che è partita in fase di scrutinio con un inaspettato testa a testa. I due candidati nelle prime sezioni, Terrinca, Ponte Stazzemese e Cardoso, erano praticamente alla pari. Ma nelle frazioni chiave, come Levigliani, Retignano e Ruosina, il sindaco uscente ha surclassato l'avversario, chiudendo in poco più di un'ora di spoglio la competizione elettorale. Ne abbiamo presi oltre 250 in più, io sono ampiamente soddisfatto. Avevamo un avversario competitivo, quindi non era una passeggiata. Poi il clima politico è un clima politico avverso alla mia parte politica, quella che rappresento e che rappresento anche con forza e determinazione che è il Partito Democratico. Quindi
prevalere in un clima così, molto probabilmente è prevalsa la persona e l'azione amministrativa di questi 5 anni. Verona, esponente del Partito Democratico, si è detto amareggiato per il boom della Lega alle elezioni europee. Il Carroccio a Stazzema ha raccolto il 44% dei voti, primo partito persino nella sezione di Sant'Anna. Il PD si è fermato al 14%. Ho un obiettivo anche di un rilancio di una tematica politica che serve riportare sul territorio, perché mi sembra che i valori vadano rafforzati soprattutto in un comune come questo, e devo dire la verità, i risultati degli europei non mi sono piaciuti per niente, ecco, quindi voglio lavorare e mi voglio impegnare anche per quello. Andrà a Sant'Anna ora? Subito, ma da solo. Deluso ma ancora carico il candidato sconfitto Amerigo Guidi, il primo ad arrivare in municipio per salutare i sostenitori e congratularsi con i vincitori. Ha vinto, quindi non c'è nessun'altra cosa da dire. Noi avevamo proposto un progetto nuovo, un progetto diverso per questo comune, prendiamo atto di questo risultato e quindi auguriamo all'amministrazione comunale che operi su tutte le frazioni, su tutti i paesi e non soltanto su quelli che, voglio dire, gli hanno dato questa schiacciante vittoria. Nella gara per le preferenze, primo posto assoluto per Margherita Minetti, con 138 voti, eletta con Verona. Nella lista di Guidi, primo arrivato, il consigliere uscente Marco Viviani, con 103 preferenze. Apriamo adesso il capitolo consultazioni europee. La Lega di Matteo Salvini fa il pieno di voti in provincia di Lucca, dove si conferma anche a livello locale primo partito con oltre il 39% di voti. L'espluat della Lega alle consultazioni europee si è verificato anche in Versilia, in linea con il dato nazionale. A Viareggio il partito di Salvini ha raggiunto il 34,43%, segue il PD con il 26,21% e il Movimento 5 Stelle con il 15,28%. Forza Italia si ferma invece al 6,78% e Fratelli d'Italia al 4,84%, in entrambi i casi un risultato di qualche punto percentuale inferiore rispetto al dato nazionale. Beh, il risultato è davvero straordinario, a Viareggio come in Versilia. Direi che è cambiata un'era, perché ormai la Lega è punto di riferimento di ampi spazi della popolazione in ogni strato sociale, e quindi la Lega si colloca inevitabilmente come punto di riferimento per la guida di tutti i comuni della Versilia. Il giorno del suo ingresso nel gruppo della Lega aveva risposto negativamente alla domanda se nel 2020 avrebbe partecipato alle amministrative di nuovo come candidato sindaco. Ecco, sulla scia di questi risultati a livello nazionale, a livello locale, ci ripensa? Io rimango convinto del fatto che a Viareggio ci voglia un segnale di rinnovamento. Questo però non significa che il sottoscritto sarà pronto a dare una mano importante, come ho fatto oggi, come ho fatto entrando nel gruppo consigliare della Lega, poi essendone, grazie al consenso degli altri colleghi, oggi capogruppo. Quindi il problema del candidato sindaco, diciamo che è prematuro, dipende da tutta una serie di questioni. La Lega sbanca anche in altri comuni come Forte dei Marmi, Massarosa e Camaiore, dove supera il 40%, arrivando a doppiare il Partito Democratico. Posso dire che era largamente atteso il risultato della Lega, insomma questo è il momento di Salvini, come nel 2016-17 lo è stato per Renzi, il 2018 lo è stato per Di Maio. Questo ora è il momento di Salvini, quindi, come dire, c'era un moto d'opinione che evidentemente ci dava già dei segnali in quella direzione. Chiaramente il voto locale, come dico sempre, è una cosa un po' diversa, dipende dalle persone che si mettono in campo. Certo, ci sono anche le sensibilità politiche, ma poi preponderante sono le squadre e le persone che davvero lavorano sul territorio. Quello che semmai va detto è che evidentemente la Lega in questo momento storico intercetta alcune domande che gli italiani si fanno in maniera un po' più frequente. Dopodiché evidentemente c'è da ragionare sul fatto che comunque ci sia una metà degli italiani che è rimasta a casa. Rispetto agli altri paesi siamo l'unico paese che segnala un lieve calo dell'affluenza alle elezioni europee. Spostiamoci adesso a Pietrasanta, dove il voto delle europee rafforza la coalizione di centrodestra, nonostante lo strappo appena avvenuto in maggioranza con la perdita dei due consiglieri Battaglini e Balderi. Il sindaco Alberto Giovannetti si dice fiducioso: andremo avanti anche con un solo voto di scarto.
Con il 36% e quasi 4.000 voti, la Lega è il primo partito a Pietrasanta, stracciato l'alleato Forza Italia del senatore Mallegni e del sindaco Giovannetti, ridotto al 10% scarso. Sull'altro fronte il PD resiste al 24%. Un ribaltone interno al centrodestra, quello emerso dalle elezioni europee, che non spaventa però il primo cittadino, che non vede rimpasti all'orizzonte. Una Lega così forte cambierà gli equilibri nella sua amministrazione? Ma io non penso, perché questa è una elezione europea, problemi europei, nazionali europei. Noi qua a Pietrasanta credo che alla fine c'è sempre stato un buon rapporto con la Lega e continuerà ad esserci. Ma il vero problema della maggioranza, eletta appena un anno fa, è che si ritrova già con due consiglieri in meno, Balderi e Battaglini, passati al gruppo misto e Fratelli d'Italia, cacciati dal sindaco dopo la loro assenza ingiustificata al consiglio di venerdì scorso, saltato per mancanza del numero legale. Giovannetti ora solo un voto di vantaggio sulla minoranza. Due persone, per quello che mi riguarda, sono fuori dalla maggioranza, faranno quello che dovevano fare e quindi prendo atto di quello che è successo, con rammarico, però io cercherò di andare avanti come ho sempre fatto fino adesso. C'è un voto di differenza, ma come è successo e come è successo un'altra amministrazione che sono andata avanti per tutto il mandato. Poi, come è stato detto, i rapporti si possono sempre ricucire. Per rinforzare l'amministrazione si guarda il consigliere di minoranza di Siamo Pietrasanta, Daniele Mazzoni, che aveva sostenuto Giovannetti al ballottaggio e che si appresta a entrare nella Lega. Se lui aderisce al gruppo consigliare della Lega si allargherà la maggioranza eventualmente, quindi è tutto positivo, ben venga all'interno di una maggioranza più ampia, più allargata. Adesso ci sono state queste elezioni, quindi aspettiamo, facciamo calmare queste acque che sono un po' agitate e poi in maniera riflessiva, in maniera seria, faremo eventualmente anche incontri politici dove prenderemo delle posizioni. Esulta per il risultato a Pietrasanta il delegato provinciale Massimiliano Simoni, referente dei due consiglieri Battaglini e Balderi. In 30 giorni, dice, abbiamo incrementato rispetto alle ultime politiche di oltre il 50%, con il 5,70%. Registriamo la fine di quello che un tempo era Forza Italia e il fallimento della politica perpetrata dal senatore Mallegni e dalla sua corte. Ancora parliamo di consultazioni europee, se la Lega, abbiamo visto, fa il pieno in provincia di Lucca, il Movimento 5 Stelle in linea con il dato nazionale perde il terreno e si attesta attorno al 13%, c'è invece soddisfazione in casa Fratelli d'Italia che in provincia di Lucca registra un consenso intorno al 5%, vediamo. Se la Lega fa il pieno di voti in provincia di Lucca alle elezioni europee, confermandosi anche a livello locale primo partito con oltre il 39%, seguito dal Partito Democratico in crescita intorno al 25%, i 5 Stelle perdono terreno con poco più del 13%. Se consideriamo la Versilia, il dato scende a Camaiore con il 12,34%, a Forte dei Marmi con il 10,53%, Seravezza supera il dato provinciale con il 16,30%, mentre Pietrasanta è in linea con il 13,29%. Allora, sicuramente il risultato che è maturato ieri non ci soddisfa. Ma attenzione, certo non ci abbatte, lavoreremo ancora di più per far arrivare le nostre istanze ai cittadini. Noi stiamo pagando evidentemente una narrazione mediatica ingenerosa nei nostri confronti, tutta propensa la narrazione mediatica a generare il personaggio Salvini, un po' come in passato si era creato il personaggio Berlusconi. Tuttavia vorrei ricordare che 9 provvedimenti importanti di questo governo su 10 sono a firma del Movimento 5 Stelle. In ogni caso anche noi dobbiamo migliorare la nostra comunicazione e far capire maggiormente quello che stiamo facendo. In ogni caso siamo soltanto un anno dall'inizio del governo, le conclusioni si trarranno fra 4 anni. C'è soddisfazione invece in casa Fratelli d'Italia, i risultati delle elezioni europee indicano che il partito di Giorgia Meloni ottiene nella provincia di Lucca un risultato oltre le aspettative che supera il 5%.
dato che nella media si conferma anche nei comuni della Versilia. È un risultato complessivamente ottimo, a dimostrazione che il lavoro che stiamo facendo a livello nazionale, soprattutto che sta facendo Giorgia Meloni nel veicolare un messaggio che agli italiani evidentemente piace perché è sinonimo di competenza e di passione, ci sta portando a risultati veramente importanti. Fratelli d'Italia cresce del 50%, quindi dopo la Lega è il partito che proporzionalmente cresce di più. Chiudiamo questa prima parte del nostro telegiornale con la cronaca, un furto nella notte al Pala Barsacchi, dove ignoti si sono introdotti forzando una finestra nel lato Pineta. Hanno creato solo scompiglio, però senza portare via nulla. I malintenzionati sono entrati nella palestra di pugilato, in alcuni spogliatoi e nell'infermeria, dove sono andate alla ricerca di oggetti da rubare, però non trovando nulla. Non era stato attivato il sistema di allarme perché nella notte era rientrata da Giovinazzo la formazione Under 19 che aveva preso parte alle finali nazionali. Torna alla ribalta quindi il problema della sicurezza in questa zona vicino alla Pineta di Levante. Ed è tutto per questa prima parte del nostro telegiornale. Adesso un breve stacco pubblicitario e poi torniamo con la nostra pagina sportiva. Eccoci rientrati con la nostra pagina sportiva, l'hockey è in apertura, ci siamo, gara 4, si gioca martedì sera al Pala Barsacchi, gara 4 della finale tricolore tra Centro Giovani e Calciatori, Viareggio e Forte dei Marmi. Rossoblù sono avanti 2-1, ma le zebre sperano di portare la serie alla bella, in programma eventualmente sabato sera al Palaforte. Sentiamo Roy Lepore. A Forte dei Marmi sabato sera i rossoblù di Pierluigi Bresciani sono stati sconfitti dal Centro Giovani Calciatori in gara 3 della finale playoff scudetto per 6-4, quando sembravano ad un passo dal quarto titolo italiano di hockey su pista dopo la sconfitta che avevano subito i bianconeri in gara 2. Martedì sera quindi al Pala Barsacchi alle 20:45 si riaprono i conti, visto che tutto sommato l'equilibrio fra le due formazioni c'è, anche se i rossoblù hanno sicuramente qualcosa in più. Non a caso erano stati indicati dagli addetti ai lavori tra i protagonisti e i concorrenti al successo finale insieme a Lodi. Solo una volta in 11 edizioni in cui la finale è al meglio delle 5 partite, una squadra in doppio svantaggio nella serie è riuscita a trasportare a gara 4 l'avversario, come ha fatto il Centro Giovani Calciatori. Era il 2009 e protagoniste in quell'epoca furono il Follonica ed il Bassano, con i veneti poi vittoriosi. Ascoltiamo adesso, al termine della partita di sabato sera, i due presidenti, Alessandro Palagi del Centro Giovani Calciatori e Piero Tosi dell'Hockey Forte. I nostri ragazzi hanno fatto un grosso regalo a Viareggio, al Centro Giovani Calciatori, e hanno dimostrato quello che sono, hanno dimostrato di avere due attributi grossi come due palloni del numero 5, non si sono lasciati intimorire dall'ambiente, anzi sono arrivati qui carichi al massimo, hanno studiato questa partita nei minimi particolari e hanno in serbo altre sorprese. Stasera Viareggio ha giocato come mi aspettavo, cercando di ribaltare quello che era il risultato delle prime due gare e dando il tutto per tutto, non poteva fare altrimenti. Cioè, quando sei in queste condizioni c'hai uno stimolo in più. Io pensavo che lo stimolo dello scudetto fosse anche abbastanza trascinante per i nostri giocatori, purtroppo così non è stato. Mi dispiace perché credo che un po' gli abbiamo facilitato il compito, soprattutto nel primo tempo. Ci fermiamo anche con lo sport, di nuovo uno stacco pubblicitario e poi la terza e ultima parte del nostro telegiornale, a tra poco. Terza e ultima parte del nostro telegiornale, ben ritrovati, nessun aggiornamento per questa edizione, io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.